Eccoci, allora ci risiamo, abbiamo ristabilito anche il collegamento con la nostra Eleonora, grazie ancora Eleonora per essere con noi, è il bello ecco, della diretta, come dire. Allora torniamo appunto su questa tua testimonianza, su quella che era la tua testimonianza in casa sul lievo della sofferenza e su quanto è importante oggi appunto per un giovane essere a servizio dell'opera di Padre Pio. Dicevo, è importantissimo perché sicuramente è un ospedale a cui noi giovani dobbiamo dare tanto con il nostro lavoro e i nostri valori, ma è un ospedale che ti dà altrettanto in cambio. Infatti, pur essendo stata, aver trascorso numerosi periodi all'estero, mi sono resa conto di come questo ospedale fosse un centro d'eccellenza per il Sud Italia e non solo, e quindi sono estremamente contenta di continuare il mio percorso qui, perché come medici giovani e meno giovani penso che non si smetta mai di imparare e di crescere su vari punti di vista in tutto l'arco della propria carriera come persone e come medici. Eleonora, dirigente medico in otorinolaringoiatra, lo avevi ricordato anche tu, un po' una branca ecco, della medicina che praticamente poi si occupa, lo diciamo per i nostri telespettatori, di studiare un po' tutti quei fenomeni diagnostici e non solo che riguardano in qualche modo l'orecchio, il naso e la gola. Quali sono le ricerche che tu hai affrontato anche, lo dicevi, in quelli che sono stati i tuoi periodi all'estero che ti hanno permesso di formarti, di acquisire ulteriori conoscenze e poi di riportarle qui sul territorio? Sin da quando ero solo una studentessa di medicina sono sempre stata particolarmente appassionata di orecchio perché con i suoi piccolissimi dettagli anatomici è davvero un mondo meraviglioso da scoprire, studiare e curare. Quindi tutti i miei sforzi come chirurgo, ma anche come medico e ricercatore, sono stati diretti proprio allo studio di tutte le patologie connesse, quindi all'organo dell'udito. Quindi, particolare sforzo svolgiamo qui a Casa Sollievo della Sofferenza, nella chirurgia dell'impianto cocleare. Siamo appunto un centro di riferimento per questa patologia. E nel mio percorso di ricerca ho dato anche sempre, come giovane, ho cercato sempre di studiare anche le nuove tecnologie, di cercare di capire come possiamo utilizzarle come medici a nostro vantaggio per i nostri pazienti. E in particolare la pandemia Covid-19 ha dato un ulteriore slancio a questi filoni di ricerca, quindi mi occupo anche di studiare le app per smartphone utili per i pazienti, e in particolare qui a Casa Sollievo ci stiamo anche occupando di telemedicina, in particolare applicata al settore dell'audiologia e della foniatria. Perfetto, dall'orecchio passerei anche, ti farei anche un'altra domanda, ecco, probabilmente doverosa in questo periodo, un periodo di allergie. I nostri telespettatori probabilmente non lo sanno, ma spesso quando si parla di allergie, quando si parla per esempio di rinite allergica, oltre che allergologo, interviene anche l'otorinolaringoiatra. Allora, qual è il consiglio che possiamo dare ai nostri telespettatori, alle nostre telespettatrici che magari soffrono di particolari disturbi, soprattutto in questo periodo dell'anno? Certamente, per i pazienti che soffrono di rinite allergica, sicuramente si parte dalla prevenzione. Quindi una prima linea è quella di evitare, ovviamente nei limiti del possibile, l'esposizione all'allergene trigger scatenante dei sintomi. E in questo senso la pandemia ci ha aiutato in questi ultimi 2 anni e mezzo con l'utilizzo delle mascherine, perché creano una vera e propria barriera meccanica. Ora che abbiamo diminuito l'utilizzo, è comunque importante quindi cercare di evitare i contatti, e poi, laddove questo non è sufficiente, la terapia medica cardine è soprattutto quella che si basa in prima linea, la lavaggi nasali. Banalmente, il vecchio rimedio della nonna della soluzione fisiologica torna sempre utile per adulti e bambini, associata o meno a spray nasali come soluzioni saline ipertoniche con acido ialuronico e corticosteroidi topici.
Perfetto, grazie Leonora per questi consigli e chiediamo anche alla regia se lo possiamo vedere. Sappiamo che per chi comunque vuole informarsi anche su quelle che sono le tue attività, prendere contatti con te, perché no, c'è anche un tuo sito web che è www.eleonoratrecca.it, noi l'abbiamo trovato e lo mostriamo anche appunto per tutti i telespettatori e telespettatrici che magari vorranno porti domande, chiedere consulenza, perché no, probabilmente un domani magari saranno anche i tuoi pazienti a casa sollievo della sofferenza. Grazie ancora per essere stata con noi. Grazie, Grazie a voi, a in presto. bocca al lupo e buon lavoro. Epi. Ed era Eleonora Trecca, dirigente otorinolaringoiatra di Casa Sollievo della Sofferenza. I giovani medici, insieme all'amministrazione di Casa Sollievo della Sofferenza, hanno animato il rosario durante la giornata di ieri. E oggi invece il rosario sarà dedicato a ricordare anche un'altra persona, una persona speciale per la nostra diocesi. Ci ha lasciato l'anno scorso, ci ha lasciato nel 2018, sono passati 5 anni. Era Michele Castoro, il vescovo giovane, lo vogliamo ricordare così, arcivescovo della diocesi di Manfredonia Mese San Giovanni Rotondo, scomparso il 5 maggio del 2018. Il 7 maggio poi qui a San Giovanni Rotondo erano state svolte le esequie celebrate proprio dal cardinale segretario di Stato Pietro Parolin. Ricordiamo Michele Castoro, vescovo della diocesi di Oria dal 2005 al 2009 e poi dal 2009 qui a San Giovanni Rotondo, dove è stato anche presidente della Fondazione Casa Sollievo della Sofferenza e direttore dell'Associazione Internazionale dei Gruppi di Preghiera di Padre Pio. A lui sarà dedicato il rosario di questa giornata. Allora, noi nel frattempo andiamo in pubblicità e poi torniamo qui con le nostre rubriche e con gli altri ospiti di questa puntata di Just Today.